Parleremo oggi di uno dei problemi più importanti della filosofia di tutti i tempi, che si è messo a fuoco soprattutto alla fine del Settecento e ai primi dell'Ottocento. Ed è il problema del rapporto nella conoscenza tra il soggetto e l'oggetto. Nella storia della filosofia del passato, soggetto e oggetto risultavano come diversi e contrapposti. L'oggetto da una parte, il soggetto come elemento passivo dall'altra. In sostanza, il soggetto aveva il compito di, attraverso i sensi, conoscere qualcosa che gli sta davanti. Con Immanuel Kant, filosofo della seconda metà del Settecento, questo problema della conoscenza cambia completamente aspetto. Per Kant, il protagonista della conoscenza, e lo dice chiaro nella critica della ragion pura, non è più l'oggetto come elemento conoscitivo fondamentale, ma è il soggetto. È il soggetto che interpreta l'oggetto. In sostanza, Kant aveva aperto un problema enorme. Questo problema riguardava una domanda: è possibile conoscere veramente un oggetto? O l'oggetto è esclusivamente una mia rappresentazione, una mia interpretazione? Cioè, in sostanza, posso veramente conoscere il mondo? O me lo posso soltanto rappresentare o interpretare? Kant aveva aperto una voragine enorme all'interno di questo discorso. Kant chiama l'oggetto, e quindi la realtà, i fenomeni, noumeno. Cioè, il noumeno è qualcosa che noi non potremo mai conoscere. Lo chiama anche la cosa in sé. Il noumeno rimarrà per sempre inaccessibile nella sua essenza. Se io ho davanti a me una bottiglia, per Kant, io non saprò mai esattamente in sé, nella sua essenza, com'è questa bottiglia. Io potrò soltanto interpretare questo oggetto a seconda della formazione del mio intelletto, della struttura del mio intelletto. Se volessimo scherzare, potremmo dire che se sulla Terra venisse un marziano che ha un cervello strutturato in maniera diversa dal mio, vedrebbe quella bottiglia come un elefante. Cioè, sostanzialmente, Kant aprì un problema enorme riguardo al fatto che è l'uomo che interpreta l'oggetto, non lo conosce mai in maniera completa e definitiva nella sua essenza. Molti furono i critici, ovviamente, di questa posizione di Kant. Molti critici di Kant dissero che il noumeno era una voragine che inghiottiva tutta la filosofia di Kant, compreso il soggetto. Uno dei seguaci di Kant, che rimase folgorato dalla lettura della critica della ragion pura,
della critica della ragion pratica che si occupava della morale fu senz'altro John Gottlieb Fichte, un filosofo complesso che vive tra il 1762 e il 1814, che è il fondatore di una nuova corrente filosofica che si chiama appunto idealismo. Secondo Fichte ci sono due diversi atteggiamenti nei confronti della realtà e anche nei confronti della conoscenza. Un atteggiamento passivo e un atteggiamento attivo. L'atteggiamento passivo è l'atteggiamento del dogmatismo, cioè di coloro che accettano il dato oggettivo come se fosse qualcosa di indiscutibile. Oppure, e questa è la linea che segue lui, l'altro atteggiamento è l'atteggiamento dell'idealismo, di cui appunto Fichte è il fondatore. Che cosa sostiene in sostanza l'idealismo? L'idealismo sostiene che il mondo è prodotto dal soggetto, cioè il mondo è prodotto, per usare il linguaggio di Fichte, dall'io. L'io pone il mondo. Ed è un concetto piuttosto complesso che noi ritroviamo anche nella filosofia di un certo periodo, antica. Lo troviamo soprattutto in alcuni aspetti del neoplatonismo e in altri aspetti della filosofia antica. Che cos'è questo io di cui parla Fichte? Se noi rimanessimo all'interno della dialettica kantiana della contrapposizione tra un soggetto che interpreta e un oggetto inconoscibile, la realtà sostanzialmente ci sfuggirebbe, o la prendiamo per quello che è, come i dogmatici, oppure ci sfugge nella sua essenza. Fichte sostituisce al noumeno, cioè all'essenza del mondo, questo principio importante che è l'io. L'io che non è da interpretarsi come l'io di ciascuno di noi. Quelli Fichte li chiama io empirici, ma come una forza creatrice, vivente, finalizzata essenzialmente all'agire, presente alla base di tutto ciò che è. L'io è una forza inconscia che agisce continuamente e in questo agire continuamente si pone davanti il mondo stesso, genera inconsciamente per l'immaginazione produttiva il mondo stesso. In sostanza, se non ci fosse il soggetto, per Fichte, non ci sarebbe neanche il mondo. Una delle opere fondamentali in cui Fichte parla appunto di questo discorso è un'opera del 1794 che è La dottrina della scienza. In questa dottrina egli indaga quelli che sono i principi fondamentali del sapere, i principi fondamentali della scienza.
Si parte da questo concetto di forza universale, creatrice, agente, inconscia, quasi un principio vitale, che è l'io. E fa un esempio molto chiaro all'inizio della dottrina della scienza. Certamente lui dice che la scienza si basa su alcuni principi fondamentali. Uno è il principio di identità. La conoscenza si fa all'interno di alcuni principi fondamentali di cui anche Aristotele aveva parlato. Il principio di identità, il principio di non contraddizione, il principio del terzo escluso. Nella prima parte della dottrina della scienza, Fichte parla dell'io che pone se stesso. Bene, è chiaro che noi partiamo nella conoscenza da una nozione elementare, che è quella di identità. A uguale ad A, B uguale a B, ma si chiede Fichte, chi è che pone A? Chi è che pone B? Secondo Fichte, l'A viene posta da qualcos'altro, che è appunto l'io. L'io, affermando se stesso, pone anche qualcosa che in questo caso possiamo chiamare A. Quindi l'identità fondamentale da cui partire, secondo Fichte, non è tanto A uguale ad A, ma l'identità fondamentale è io uguale ad io. Se non ci fosse l'io, non ci sarebbe neanche A. Quindi da questa identità fondamentale comincia la ricerca di Fichte per quanto riguarda appunto la conoscenza. L'io è un soggetto assoluto, autoproducente, autocreatore, dal quale deriva sia l'attività teoretica, cioè l'attività della conoscenza, sia l'attività pratica, cioè l'attività che riguarda l'azione. È spontaneità pura questo principio. È qualcosa che da sempre e per sempre agisce. È quasi un principio essenzialmente logico, che pone sempre qualcosa. Prima di tutto, pone se stesso. Noi, con la nostra identità, con la nostra individualità, siamo dei piccoli pezzettini di questo io universale, che è l'io puro e che pone appunto la realtà davanti a noi. Se quindi il primo principio della dottrina della scienza era che l'io pone se stesso, perché se l'io non pone se stesso, non esiste neanche il mondo, il secondo principio è appunto che l'io pone anche il non io. Il non io, come lo interpreta Fichte? Il non io è la natura, il mondo, ciò che si contrappone al soggetto. L'io, per esistere, per affermarsi, ha bisogno dell'altro, ha bisogno di qualcosa che gli si contrapponga, qualcosa su cui esercitare la propria azione, che è anche non solo azione di conoscenza, ma anche azione di libertà.
Quindi il secondo momento della dottrina della scienza è l'io che pone il non io come ostacolo necessario alla propria azione. Secondo Fichte, quando io penso, penso sempre qualcosa, e questo qualcosa che penso è qualcosa di diverso da me. Anche nel momento in cui penso me stesso, quel me stesso in qualche modo lo oggettivo, diventa oggetto del mio pensiero. Quindi l'io ha bisogno di un ostacolo per agire, per manifestarsi, per essere libero. E questo ostacolo è il mondo stesso, e questo mondo stesso lo pone l'io, in un momento dialettico. Potremmo dire che l'io è il momento della tesi, il non io è il momento della sintesi. Per far capire questo concetto, che è molto difficile, potremmo fare un esempio molto semplice. Quando io dormo, non ho coscienza di me. Nel momento in cui mi sveglio, per prendere coscienza di me, come io, mi devo oggettivare, cioè in qualche modo io mi devo vedere come un oggetto, a me stesso. È allora che prendo coscienza di me. Se io non mi oggettivassi in un corpo, in delle sensazioni, io rimarrei nell'incoscienza. Quindi io avrei, direbbe Aristotele, impotenza, la possibilità di conoscermi, ma non mi conoscerei, perché continuerei a dormire. Ma nel momento in cui mi sveglio, per prendere coscienza di me, ho bisogno di oggettivarmi, un po' come quando mi metto davanti allo specchio e prendo coscienza di me. Quel me di cui l'io prende coscienza è per Fichte il non io, e io rappresento il mondo. E questo mondo per Fichte non è un mondo vivente, come sostenevano in generale un po' tutti i romantici, è un mondo meccanico. Quindi quello che l'io vivente, perché l'io è un principio vivente, vivificatore, ha bisogno di una contrapposizione dialettica che sia non vivente. È allora che comincia la storia dell'io. L'io si trova davanti a questo oggetto, che è il mondo, e tenta di superarlo, tenta di andare oltre questo oggetto. Una volta andati oltre questo oggetto, io troverò a mia volta un altro oggetto, e così via, cioè mi troverò davanti la molteplicità degli oggetti del mondo. L'io si troverà necessariamente, per prendere coscienza di sé, davanti un non io, cioè un oggetto. Come supera l'io questa contraddizione con il non io? La supera attraverso la conoscenza. Quindi Fichte dice lo strumento che ha l'io per affermare se stesso e per superare continuamente il non io, è conoscere il non io, è attraverso il momento teoretico, cioè il momento conoscitivo, che è anche però un momento pratico, perché questa azione è conoscenza. Quindi conoscere non è passività, come si riteneva prima all'interno della filosofia, soprattutto empirista, ma conoscere è un momento attivo,
è una azione. Qual è lo scopo di questa azione, lo scopo ultimo? Certamente la conoscenza dell'oggetto da parte del soggetto, quell'oggetto che il soggetto stesso ha posto. Ma il fine ultimo di questa conoscenza, per Fichte, è la libertà dell'io. Arrivare ad un punto, che poi non arriverà mai, di conoscere il mondo e le cose che si contrappongono all'io, che è questa forza universale, vitale e produttiva. È l'io stesso che produce inconsciamente i dati della conoscenza. Quindi all'origine del mondo non c'è qualcosa di esterno all'uomo, ma c'è qualcosa di interno all'uomo. È l'io stesso che pone il mondo. Berkeley diceva esse est percipi, cioè essere è sentire. Se io il mondo non lo sentissi, per me il mondo non sarebbe. E questo mondo viene appunto posto dall'io come momento dialettico necessario per conoscere e agire. Per cui Fichte dirà: la filosofia non è fatta di fatti, ma è fatta di atti. Quindi la filosofia è soprattutto azione. Quella di Fichte è la filosofia dell'azione, che ebbe poi tantissime conseguenze, non soltanto nell'ambito gnoseologico, cioè della conoscenza, ma anche nell'ambito politico. Il terzo momento della dottrina della conoscenza è, semplificando la proposizione espressa da Fichte in quest'opera, è che l'io e il non io si limitano reciprocamente. Quindi l'io pone se stesso, l'io pone il non io, io e non io si limitano reciprocamente. Quindi il soggetto e l'oggetto, e questo è il momento della sintesi, in qualche modo si ostacolano a vicenda e si frammentano. Si frammentano in che modo? Non c'è più soltanto un io e un non io, ma nascono le cose, nasce la molteplicità delle cose, e nascendo anche la molteplicità delle cose, nascono anche gli io empirici, cioè in sostanza ciascuno di noi. In questa frammentazione è lì che avviene appunto il momento della scienza, della conoscenza e del rapporto diretto tra l'io e il mondo. Il mondo non è un tutt'uno, il mondo è molteplice, l'io può conoscere questa molteplicità nella misura in cui anch'esso si frammenta in tanti io empirici, riconducibili tutti però a quest'unico principio universale che per Fichte è l'io puro, che è questa forza creatrice che sta all'origine del mondo stesso. Non sbagliamoci nel considerare l'io come un creatore. Non è che l'io è una specie di Dio, secondo Fichte, che a un certo punto crea il mondo. L'io, nel momento in cui afferma se stesso come forza vitale inconscia, necessariamente e simultaneamente per esistere pone anche un oggetto che gli si contrappone. E nel momento in cui c'è questa contrapposizione tra il soggetto e l'oggetto, c'è la divisibilità, c'è la divisione
dell'oggetto nei vari oggetti del mondo e la divisione dell'io nei vari io empirici, che poi sarebbero appunto i vari io. Quindi il discorso che fa Fichte è un discorso complesso, composto essenzialmente da tre momenti, che sono poi fondamentali per quanto riguarda la filosofia idealista. Questi tre momenti fondamentali che accompagneranno poi tutti i grandi filosofi dell'idealismo saranno la triade dialettica, tesi, antitesi e sintesi. Fino ad ora la filosofia era andata avanti dialetticamente, cioè era stata studiata soprattutto la contrapposizione. Con Fichte si comincia a capire che l'elemento fondamentale non è più la contrapposizione, ma il superamento di questa contrapposizione attraverso la sintesi. Questa sintesi, a sua volta, sarà la tesi di un'altra antitesi, le quali formeranno a loro volta un'altra sintesi, cioè un altro oggetto, un altro fatto da conoscere, e così via all'infinito. Quindi la realtà, questo è il concetto fondamentale, parte sempre da una negazione di me stesso. Quando io conosco il mondo, in realtà, in parte, per affermare me stesso, devo negare me stesso. Per affermare la mia unicità, devo superare la molteplicità del mondo. E questo è un compito infinito che Fichte chiama Streben, questo superamento continuo dell'ostacolo. Quindi io ho bisogno, per affermare me stesso come io, di una limitazione, altrimenti non potrei esistere. Io esisto essenzialmente come superamento di ostacoli. Questo, come vedremo, avrà una grandissima importanza anche per quanto riguarda la filosofia morale di Fichte, quello che è l'aspetto pratico e non teoretico della sua filosofia. Arrivederci.